Davanti al microfono c'è Luigi Forlano, il nostro amico italiano che oggi ha guadagnato verso. Un altro punto e mi trovo a 4 punti e mezzo su 8. E quale fu il tuo opponente? È un ragazzo ungherese che mi ha dato filo da torcere. È stata una partita molto dura. Sì, certo. Sì. Sembra romeno ungherese. Ah, ecco, scusami, sì. Rumeno, sì. Dunque, sei contento per il tuo percorso sino oggi? Sì, non contento ma contentissimo perché ho giocato anche con avversari molto forti e mi sono difeso bene, ho fatto più punti di quanti prevedevo di farne. Ora hai 50% sicuramente. Sì, e domani spero di superarlo. Buon successo. Grazie. Ora parliamo un po' sul tuo programma di gestionare i tornei di scacchi chiamato Vega. Sei l'autore, puoi promuovere. Grazie, sì. Qualche anno fa ho realizzato questo programma che amministra tornei di scacchi, funziona sia su Windows che su sistema operativo Linux e al momento ha tutti e tre i sistemi svizzeri approvati dalla FIDE. È l'unico programma ad avere questa possibilità. Per la verità devo dire che il motore svizzero olandese è opera dell'arbitro FIDE Roberto Ricca, un amico italiano che ha realizzato questo motore. E quindi il mio programma è al momento l'unico che ha tutti e tre i sistemi e gira su due sistemi operativi. E anche il sistema americano? Sì, c'è pure lo svizzero della Federazione Ossi. USCF. Sì, anche quello. Ha diversi svizzeri, tra cui tutti e tre quelli della FIDE. E puoi fare una parallela tra Vega e Swiss Manager, il più popolare programma a noi? Sì, diciamo che il mio è di gran lunga migliore e costa molto di meno. Sì, ho visto che costa €50, molto meno che Swiss Manager. E FIDE l'ha approvato quando? Nel 2006 ha approvato a Torino il sistema Dubov e spero che a Istanbul approverà pure il sistema olandese. Ma al di là d'Italia, chi utilizza questo programma? Viene utilizzato un po' dappertutto. Il motivo è che c'è la versione Linux che è gratuita. E quindi viene usata, che ne so, in Sud America, in Africa, dove non possono permettersi un programma che costa tantissimo, come, che ne so, Swiss Manager o altri programmi. E viene usato anche o utenti negli Stati Uniti e qualche utente anche in Europa. Non è molto diffuso perché ancora non è approvato dalla FIDE per il sistema olandese, ma spero che dopo Istanbul si diffonderà moltissimo e spero anche in Romania. Speriamo anche noi, siamo contenti di sapere questo tuo lavoro, ma anche di sapere che tu sei un ammiratore della Romania per quanto hai visto tra oggi, sino oggi. Sì, non ero mai stato in Romania, non so se Arad è significativa per poter emettere un giudizio, ma Per l'ovest della Romania c'è molto significativo. perfetto, per quanto ho visto finora mi piace la Romania, per quello che ho visto ad Arad, ci sono molti svaghi, il clima è ottimo, il paesaggio è pure bello, e penso di ritornarci. Ma rimanerai qualche giorno di più? Sono arrivato qualche giorno prima e partirò un giorno dopo. Ok, con un risultato molto, molto buono, dici, sino oggi, sei molto contento e spero di fare almeno 5 punti. 5,5. 5 e mezzo, l'ottimo. Grazie tanto. Grazie a te, grazie.